politica e mazzette, corruzione nel settore dei trasporti in mare, operazione congiunta dei carabinieri di Palermo e Trapani, arrestati Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani, in corsa alle prossime amministrative, il funzionario della regione Giuseppe Montalto e l'armatore Ettore Morace, figlio del presidente del Trapani Calcio. Operazione Tomato, un traffico di sostanze stupefacenti dalla Sicilia alla Basilicata, 16 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri, i militari hanno ricostruito i canali di ingresso dell'eroina e della cocaina a Gela, oltre a numerosi episodi di spaccio. Stipendi con lo sconto. Accreditava ai dipendenti la mensilità che spettava loro, ma poi ne recuperava la metà, prelevando e intascando il denaro. Ai dipendenti licenziati veniva trattenuto anche il TFR. 4 misure cautelari in una cooperativa di Favara. Ars in vacanza. Si è conclusa con un nulla di fatto l'ennesima seduta a Sala d'Ercole per fare il punto sulla fine in Serie B e il prossimo appuntamento è fissato per il 14 giugno. Mancano le condizioni politiche e numeriche, ma a pesare maggiormente sono i DDL non approvati dalle commissioni di merito. Bruschi risvegli. Serata da dimenticare, seppur con sentimenti differenti, quella di ieri sera per lo sport siciliano. Il Trapani perde a Brescia e retrocede clamorosamente in Lega Pro, senza passare dai playout di Serie B. Nel basket l'Orlandina cede ancora a Milano, che chiude la serie sul 3-1, ma ci sono solo applausi per la favola scritta dai messinesi. Gentili amici, buon pomeriggio e ben ritrovati da Lorenzo Anfuso e da tutta la nostra redazione. Avete appena assistito ai principali fatti raccolti nel nostro sommario di questo venerdì 19 maggio 2017 che apriamo con la cronaca. Maxi operazione dei carabinieri di Palermo e Trapani che hanno scoperto un giro di mazzette ben oleato nel sistema del trasporto marittimo. Arrestati Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani e attualmente in corsa per le prossime amministrative, il funzionario della regione Giuseppe Montalto e l'armatore Ettore Morace, figlio del presidente del Trapani. Dettagli. 3 arresti per corruzione. Coinvolti esponenti politici nella bufera sulle mazzette relative ai fondi sul trasporto marittimo. Una maxi operazione congiunta dei carabinieri, dei comandi provinciali di Palermo e Trapani, coordinata dal procuratore capo di Palermo Francesco Lovoi, dall'aggiunto Dino Petralì e dal sostituto Luca Battinieri, ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il deputato regionale Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani e candidato alle prossime amministrative, e per il funzionario della regione siciliana Giuseppe Montalto. È andato invece in carcere l'armatore Ettore Morace, alla guida del Trapani Calcio e imprenditore di spicco nel settore dei trasporti marittimi. Ieri pomeriggio la DDA di Palermo aveva notificato il soggiorno obbligato per il senatore di Forza Italia Tonino Dalì, ritenuto socialmente pericoloso e ritiratosi dalla corsa primo cittadino di Trapani. Adesso nel mirino della magistratura anche l'altro candidato del centrodestra, Girolamo Fazio, dal 2012 all'Assemblea regionale siciliana, inizialmente con il PDL, poi passato al gruppo misto. Fazio, imprenditore del settore vitivinicolo, è candidato alle prossime amministrative di Trapani, comune che aveva guidato per 10 anni, dal 2001 al 2012. Tra gli assessori da lui designati anche Anne-Marie Collard, moglie di Vittorio Morace, direttore generale del Trapani Calcio. Il figlio Ettore, arrestato insieme ai due nell'operazione Mare Mostrum, è l'amministratore delegato di Liberty Lines, società di navigazione che gestisce i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori e che lo scorso anno ancora Ustica Lines aveva acquisito la Siremar. Gli investigatori hanno scoperto che Montalto, in passato segretario dell'ex assessore Giovanni Pizzo, gestiva un ruolo prettamente politico, essendo braccio destro dell'assessore alle infrastrutture Giovanni Pistorio. L'attenzione degli investigatori si è concentrata sulle gare nel trasporto marittimo bandite tra il 2015 e il 2016. Ben 63 milioni di euro per i collegamenti con le isole minori e altri 56 milioni di euro per la Siremar. La regione aveva deciso di rivedere al ribasso l'importo, ritenuto troppo alto, ma Morace a quel punto minacciò di fermare gli aliscafi. Così la compagnia di navigazione si aggiudicò il bando.
E di questa operazione avremmo voluto fornirvi anche le immagini e le parole della conferenza stampa questa mattina in programma a Palermo, ma è stato impedito alle nostre telecamere e a quelle di altri colleghi di partecipare appunto alla conferenza. Gli altri fatti di giornata: 16 ordinanze di custodia cautelare, 80 carabinieri impegnati tra la Sicilia e la Basilicata. Sono queste le cifre dell'operazione partita all'alba, condotta dai carabinieri su un traffico di stupefacenti nella provincia di Caltanissetta. I militari hanno ricostruito i canali di ingresso dell'eroina e della cocaina a Gela e numerosi episodi di spaccio avvenuti nel Niseno, con punti di smistamento nelle città anche lucane. Le operazioni si sono concentrate nelle province di Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa, Potenza e Matera. Ingente sequestro di beni a Catania nei confronti di un esponente di spicco del clan Santa Paola Ercolano. La direzione investigativa antimafia, su proposta avanzata dal direttore Nunzio Antonio Ferla, ha eseguito stamane il decreto di sequestro del patrimonio di Mirko Pompeo Casesa, di 34 anni, tra beni mobili, una società e numerose automobili. L'uomo, considerato un elemento di spicco del clan mafioso Ateneo Santa Paola Ercolano, era stato arrestato il 16 aprile del 2013 nell'ambito dell'operazione Fiori Bianchi 3, con l'accusa di estorsione e associazione mafiosa. Passiamo ad altri argomenti. Costi dimezzati per una cooperativa sociale di Favara, in questo caso nell'Agrigentino. L'amministratore unico, infatti, pur accreditando ai dipendenti lo stipendio regolarmente e interamente, provvedeva però a sottrarne la metà, prelevando e intascando il denaro. Ai dipendenti licenziati veniva anche trattenuto il trattamento di fine rapporto. Accreditava lo stipendio dei dipendenti sul loro conto corrente, ma poi l'amministratore unico della cooperativa ne recuperava la metà, prelevando il denaro con carte bancomat intestate proprio agli stessi lavoratori. Costi dimezzati per la cooperativa sociale Suami Onlus di Favara, nell'Agrigentino. Il meccanismo avrebbe riguardato oltre 20 dipendenti. I carabinieri di Licata hanno inoltre scoperto che agli impiegati licenziati veniva trattenuto anche il trattamento di fine rapporto. Agli arresti domiciliari due coniugi di Favara: l'amministratore unico della cooperativa Salvatore Lupo, di 41 anni, ex presidente del consiglio comunale, e la moglie Maria Barba, di 35 anni. Obbligo di dimora a Licata per Caterina Federico, di 34 anni, ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Veronica Sutera Sardo, di 30 anni, originaria di Agrigento. Sui quattro grava l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni. Complessivamente sono 8 le persone indagate. A far scattare le indagini, un'operazione dello scorso anno che ipotizzava maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti degli ospiti di una struttura d'accoglienza per disabili di Licata. L'indagine dei carabinieri fece scattare allora 5 misure cautelari. Durante gli interrogatori di garanzia, alcuni dipendenti raccontarono di un presunto giro di estorsione sugli stipendi. Oltre alle 4 misure cautelari, i carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di circa 37.000 euro sui conti correnti degli indagati. Contributi previsti dalla legge regionale siciliana ma percepiti indebitamente. A finire nel mirino dei carabinieri di Palermo è la ben nota Girgenti Acque, società addetta alla gestione del servizio idrico integrato di Agrigento. Stando alle indagini dei militari, la società avrebbe inoltre applicato un indice di inflazione diverso da quello previsto, incrementando così la tariffa corrispettivo del servizio idrico a discarico dei costi della stessa utenza. L'ammontare delle somme di denaro percepite sarebbe pari, pensate, a 20 milioni di euro. Passiamo alla politica. Si è concluso con un nulla di fatto l'ennesimo incontro a Sala d'Ercole a margine della finanziaria bis, il testo collegato alla legge finanziaria recentemente approvata. Si deve fare ancora il punto sulle norme e sugli emendamenti rimasti fuori dalla manovra di bilancio, condizioni politiche e numeriche assenti, ma aggravare ulteriormente la mancata approvazione dei DDL, scusate, dalle commissioni di merito. Sentiamo. Norma saltata, seduta sospesa e arsa aggiornata al prossimo 14 giugno. L'Assemblea regionale siciliana si candida al record di minor sedute in un mese, che a questo punto sembra proprio saranno soltanto 2, quella di martedì 9 e quella di ieri. L'ennesimo incontro tra i parlamentari a Sala d'Ercole, che avrebbero dovuto fare il punto sul progetto di fusione tra il CAS e l'ANAS, oltre che iniziare l'esame sulla cosiddetta finanziaria bis, è di fatto andato in fumo. Nonostante pare mancassero
contro le condizioni politiche e numeriche, infatti, a pesare in particolar modo è stata la mancanza dell'approvazione dei DDL da parte delle commissioni di merito. Così dunque, norme e riforme che erano rimaste fuori dalla manovra di bilancio per essere discusse nella finanziaria bis dovranno ancora attendere. Sala d'Ercole però non sentirà la mancanza dei suoi inquilini. I parlamentari, infatti, si rivedranno il prossimo 26 maggio per celebrare il 70° anniversario della prima assemblea del Parlamento siciliano, appuntamento che vedrà anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Blocchi stradali e proteste si sono susseguite nel corso della mattinata sulla statale Palermo-Agrigento. La manifestazione organizzata da Filia CGIL, Filca CISL, Feneale UIL di Palermo ha visto la partecipazione di oltre 300 operai edili impiegati nell'ammodernamento dell'importante asse viario, da sempre teatro di numerosi incidenti mortali. I lavoratori rischiano di essere licenziati in quanto l'opera procede molto a rilento e a tutt'oggi non è ancora interamente finanziata. Scopo dell'agitazione sindacale è quello di richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla grave crisi del comparto delle costruzioni in Sicilia, ormai sfociata in una vera e propria emergenza occupazionale. Passiamo alla pagina degli appuntamenti e degli spettacoli. 5 scuole europee riunite a Palermo per partecipare al progetto Erasmus Biennale di European Music Show. Protagonisti gli studenti di età compresa fra i 10 e i 15 anni, uniti in un allegro girotondo all'insegna della tradizione siciliana tra danza, musica, colori e tanto divertimento. Oggi ci troviamo al municipio di Palermo con gli alunni di 5 scuole europee, Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, che partecipano al progetto Erasmus Plus di European Music Show. Si esibiranno in un concerto con il quale si conclude questa formidabile settimana, una settimana di canti, di danze, di incontri con alunni, genitori, insegnanti che ci hanno accolto con grande calore. Vorrei ringraziare Palermo, i suoi abitanti, le famiglie, gli insegnanti per la loro formidabile accoglienza. Un'organizzazione impeccabile che ci ha permesso di scoprire anche questa città che molti di noi non conoscevano. Torneremo a Parigi domani mattina col cuore leggero e con tanti ricordi che ci porteremo sempre con noi. Grazie Palermo. Bene, adesso come ogni venerdì torna la rubrica su tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend in Sicilia. Ed ecco gli eventi previsti per il fine settimana. Prende il via la primavera barocca a Noto, in provincia di Siracusa, dal 19 al 21 maggio. La via Nicolaci sarà teatro della 39esima edizione dell'Infiorata di Noto. L'evento clou è il corteo barocco, costituito da banditori in costume d'epoca, figuranti, sbandieratori e musici che sfilano per le vie del centro storico. Torna a Palermo da venerdì a domenica la festa del consumo critico di Addio Pizzo, una grande fiera che tra musica e sensibilizzazione lancia un forte messaggio contro i tentativi di estorsione. La fiera si svolge interamente in via Macheda, mentre tutti gli spettacoli si svolgeranno nella cornice di Piazza Verdi. Si svolge domenica 21 maggio alle 17 la manifestazione No Mafia, coloriamo i nostri sogni per ricordare la strage di Capaci. Si comincia alle 17 col raduno sul luogo della strage per poi recarsi in corteo sulla collina di Capaci fino alla casina No Mafia, che per l'occasione verrà ridipinta. Sempre in memoria del 25° anniversario della strage di Capaci, sabato 20 alle 18, l'aeroporto Falcone Borsellino organizza un concerto aperto al pubblico. Il concerto è seguito dall'orchestra dell'Accademia Musicale Siciliana diretta dal maestro Gaetano Colaianni. L'attore catanese Leo Gullotta chiude la stagione del teatro stabile alla Sala Verga con un atteso fuori abbonamento Minnazza, letture tra i miti e le pagine di Sicilia, in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio. Alle ore 21 al Teatro Mediterraneo occupato di Palermo in via Martin Luther King va in scena Delirio di una trans populista con Eva Robbins, e lo spettacolo è organizzato da Arcigay Palermo. A Floriopoli, luogo ricco di storia, memoria, immerso nella natura, la terza edizione della cronoscalata Floriopoli Cerda, in programma sabato 20 e domenica 21 maggio. La gara si inserisce come tappa del campionato siciliano salita autostorica.
Passiamo adesso allo sport. Si sblocca l'operazione di cessione del Palermo Calcio. L'ultimo documento richiesto dalla banca inglese per dare il via libera al closing è infatti stato rilasciato dall'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. La palla, come pubblicato stamattina dal Giornale di Sicilia, passa all'istituto di credito britannico incaricato da Paul Baccaglini di valutare l'intero investimento da effettuare per comprare il club rosanero. Una volta ottenuto l'ok da Londra, bisognerà attendere un'altra settimana per l'attestazione di garanzia sulla transazione. E passiamo adesso ai verdetti di ieri sera nel calcio e nella pallacanestro. Ultima giornata di Serie B di grande amarezza per il Trapani di Calori, che perde a Brescia e retrocede in Lega Pro direttamente senza neanche poter passare dai play-out. Decisive le vittorie di Avellino e Ternana, sulle quali però insistono forti dubbi di regolarità. Alla fine il miracolo non si è compiuto, la maratona folle si è interrotta proprio sul più bello quando ormai mancavano pochi centimetri. Il Trapani perde anche a Brescia e, a causa dei successi di Ternana e Avellino, retrocede in Lega Pro dopo 4 anni. Fatali alla formazione di Calori le 3 sconfitte consecutive che hanno chiuso la stagione in Serie B, ultima delle quali proprio ieri per 2-1 al Rigamonti di Brescia, dove si è consumata la retrocessione senza passare dai play-out, dal momento che più di 4 punti hanno finito per separare proprio i Granata dall'Avellino. Dubbi enormi su quanto accaduto ad Ascoli, dove la Ternana, sotto per 1-0 nel primo tempo, è riuscita a ribaltare il risultato con la rete decisiva di Falletti, arrivata su un regalo del portiere Ragni, sul quale si discuterà parecchio. 13 i punti nel girone d'andata, 31 quelli raccolti nel girone di ritorno, per una squadra che a gennaio sembrava già condannata a retrocedere e che invece, dall'avvento di Calori al posto del tecnico dei miracoli, i Cosmi, aveva costruito le basi di qualcosa di inimmaginabile, un'opera d'arte che però resterà incompiuta. È chiaro che la delusione è tanta, perché dopo 7 mesi di sacrifici per recuperare una situazione precaria che antecedente, arrivare a questo punto e non raggiungere l'obiettivo, la delusione è notevole. Noi abbiamo sempre giocato contro degli avversari leali che ci hanno sempre dato del filo da torcere. Vedendo altri risultati, non lo so se le altre partite sono state tirate come sono state le nostre. Solo applausi scroscianti e a scena aperta ieri sera per la Betaland, capo d'Orlando, che nonostante la sconfitta con Milano in gara 4 e dunque l'eliminazione dai playoff, scudetto di Serie A di basket, è stata osannata dal proprio pubblico, che lo ha ringraziato per un'annata che resterà nella storia. La sveglia suona, è ora di svegliarsi, con quella sensazione di malinconia nel cuore dovuta all'introduzione brusca di uno di quei sogni belli e appassionanti che però difficilmente sbiadiranno nei propri ricordi. La Betaland Capo d'Orlando chiude la sua stagione 2016-2017 di Serie A di pallacanestro maschile, perdendo gara 4 e serie dei quarti playoff contro l'Olimpia Milano. Un match molto diverso da tutti gli altri giocati contro i campioni d'Italia in carica in questo confronto diretto, con i paladini di Coach Di Carlo apparsi sin da subito a secco di risorse, finendo per questo per lasciar spazio alla sfiducia mostratasi in maniera lampante al tiro. Nel 62-77 del Palafantozzi di ieri sera, Capo d'Orlando ha realizzato sì il record stagionale di rimbalzi totali e offensivi catturati in una gara, 46 di cui 17 offensivi, ma anche la seconda peggior prestazione al tiro del campionato, con un eloquente 26 su 70 per il 37,1% dal campo. Inutili 15 punti del rientrante Dominic Arci, mancato terribilmente in gara 2 e gara 3 a questa Betaland, così come i 13 rimbalzi di Tepic e la prestazione tutta cuore e orgoglio di Iannuzzi. Troppo forte Milano, allestita per dominare in Italia e competere in Europa, ma caduta 2 volte in campionato sul proprio parquet del Forum. Una di queste in quella prima, stupenda, gara 1, quando la squadra di un paesino messinese di 13.000 abitanti riuscì ad ergersi sul proverbiale Golia di Rosso Vestito.
34 partite, 16 vittorie, la seconda storica partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia, l'ottavo posto finale in regular season coinciso con la seconda incredibile qualificazione ai playoff scudetto dopo quella del 2008 alla quale seguì l'esclusione e la ripartenza dalla C e infine la prima indelebile vittoria in una gara di playoff di Serie A. Una sintesi fin troppo riduttiva di un'annata da sogno costruita dalla famiglia Sindoni e portata avanti dallo staff tecnico di un coach all'esordio da capo allenatore in Serie A come Gennaro Di Carlo. Il sogno è finito, ma così come quando il risveglio è colmo di malinconia, anche questa orlandina non vede l'ora di riaddormentarsi nella speranza di tornare a questo punto e riscrivere il finale. E con lo sport è tutto, vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di questo sabato persisterà una vasta area anticiclonica sull'Europa occidentale che però convoglierà masse d'aria più fresca e instabile in direzione dell'Italia, innescando un centro di bassa pressione. Vediamo infatti nel dettaglio successivo quello appunto relativo al Mediterraneo e alla nostra penisola, questo vortice depressionario che darà luogo a un sabato più instabile soprattutto sulle regioni di nord-est e i versanti adriatici dell'Appennino con il rischio di rovesci e qualche temporale. La nuvolosità ci evidenzia appunto lo sviluppo di addensamenti in particolare sui settori orientali della penisola, mentre si apriranno ampie schiarite al nord-ovest e i versanti tirrenici. Andiamo quindi a vedere il dettaglio previsionale che appunto ci evidenzia ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni nord-occidentali e quelle dell'alto versante tirrenico, nonché sulla Sardegna, mentre al nord-est i versanti adriatici, soprattutto quelli dell'Appennino, osserveremo rovesci sparsi anche temporaleschi, più frequenti nelle ore centrali della giornata e dentro sera qualche piovasco, non escluso anche lungo le coste del medio-basso versante adriatico. Le temperature torneranno a salire sulle aree maggiormente soleggiate, una diminuzione è attesa sui settori orientali. Con questo è tutto, per aggiornamenti dettagliati seguiteci su trebimeteo.com.